Ben trovati da Giovanni Mimpinelli, siete sintonizzati su Cerveteri Luis, siamo giunti alla quinta giornata del campionato di promozione, una sfida interessante, una sfida probante, sicuramente una sfida d'alta quota per il campionato di promozione, una gara importante per i piani alti della classifica. Aspetta, scappiatevi i vini. Via! La Luis, il passaggio in mezzo da parte di Palazzolo, però blocca facilmente Agostini. Ma
Lancio i Trebisoni direttamente all'area di rigore, tutto tranquillo abbastanza per il portiere Borrelli. Fallo su Palazzolo. Lato corto della rigore, attacca ancora Luis Ross dalla sinistra, praticamente in estirata, ha tenuto il capitano Castellitti per evitare guai, ma attacca ancora Luis, ma facilmente controlla, vestito d'arancione il portiere Agostini. Quattro minuti trascorsi all'inizio della partita. Ma sulla fascia sinistra Daniele Belloni, autore del bellissimo gol contro la CSL Soccer, qua praticamente sul fondo una specie di lotta greco-romana con l'avversario, poi falli in attacco del giovane classe 2001 ex del Civitavecchia. Quarti, la Luis ancora con Palazzolo, molto pericoloso in questi primi minuti, tiro da sotterra, difficoltà zero per Agostini. Sì. Maestrelli va seguito maggiormente, fatto nipote dell'ex allenatore della Lazio che vinse lo scudetto. Non riesco a vedere. Sono gli aghi di Pino. Munizione per De Vincenzi della Luis, primo ammonito di questa partita. ...6:30 sul cronometro, sempre a 0-0. Attacco dalla corsia di sinistra, risolve Baroncelli che copre la situazione su De Kubelis che si era gettato sulla fascia mancina. Fallo laterale per gli uomini di Pablo Ledesma che attaccano vicino all'area di rigore. Attenzione di prima, il passaggio però recupera il Cerveteri che va con Pagliuca ad intervenire. Ma insiste ancora la formazione universitaria direttamente all'area di rigore con Zampa Corta. Il classe 2000 allaga nuovamente a sinistra, poi di testa.
fallo ai danni di Altamura, se non ho visto male, quindi punizione per il Cerveteri. Prova De Vincenzi a andare sulla tre quarti, puntato praticamente da Vignaroli, che in qualche modo lo ferma, nessun fischio per l'arbitro che lascia proseguire il gioco, rimane a terra lo stesso De Vincenzi. Un po' beccato dal pubblico fino a questo momento. Un bel bandierone, Altamura non riesce il collegamento per Teti, riparte la Luis, però copre Maroncelli. Di prima Vagliuca per Maroncelli, che spinge a destra, poi non riesce il collegamento per Babucci, nuovamente la squadra di Daniele Fragassa che va a attaccare dal settore di destra, nemmeno questa volta Papucci riesce ad arrivarci sul pallone, controlla Carbone, attenzione alla palla lunga, però Agostini può controllare tranquillamente, forse era anche fuori gioco qui. Ledesma parla con la panchina. Fallo di Altamura su Palazzolo, ammonizione anche per Altamura. Già sono tre falli che prende Palazzolo, se non vedo male. Stendardo cerca un pallone ficcante sulla sinistra, poi non riesce ad arrivarci Zampa Corta, classe 2000 è costretta ad arrendersi in questa situazione. Pagliuca cambia gioco a sinistra, può arrivarci Teti.
Cervete sta diventando molto offensivo. Pagliuca a destra, Belloni a sinistra. Fallo subito da De Vincenzi, saltro giallo, ammonito Vignaroli per la squadra padrona di casa. Già terzo ammonito di questa partita, dopo De Vincenzi, Altamura e Vignaroli per il Cerveteri. Quando siamo al tredicesimo, quasi quattordicesimo, primo tempo sempre a 0-0 risultato. In quattro pronti alla rigore per la Luis, possibilità per Cinti, il terzino sinistro della compagine romana. Nella rigore vediamo Stendardo, vediamo De Vincenzi, vediamo Zampacorta a sinistra. Gioca corta però la Luis con le rose, poi si va dritti dalle parti di De Vincenzi, vuole allargare a destra, lo fa in questo momento con qualche secondo di ritardo, e Palazzolo che punta all'avversario. Direzione di un difensore, intervento importante di Roscioli, che consegna quindi il primo calcio d'angolo a Luis in questa partita. Sappiamo. Ancora Cinti pronto per la battuta del corner, il primo di questa partita. In tanti sulla linea di porta praticamente per disturbare il portiere Agostini. Va col mancino abbastanza lungo sul secondo palo, poi con la nuca colpisce, se non sbaglio è stato Maestrelli a andarci con la testa, sì, è stato proprio lui. Stendardo. Spazio a sinistra per la Luis, che va praticamente sul fondo con De Vincenzi che supera un avversario. Ancora De Vincenzi contro Vignaroli, ancora De Vincenzi non si ferma, deve però arginarsi perché c'è la marcatura di Vignaroli, poi di testa va Maestrelli, libera qualche modo il cervello, ma ancora palla per la Luis che cerca di tirare con De Gubellis, questa volta però va a stamparsi su tre bisondi. Rasoterra questo pallone, si cerca di superare Altamura, però poi rinviene e controlla su De Gubellis. Indicazioni di Agostini. La copertura di Castelletti cerca di centrarsi Pagliuca, poi all'ultimo, attenzione Stendardo rischia di fare una cavolata su Teti che stava andando su quel pallone, ma attacca ancora la squadra padrona di casa. Ecco gli Etruschi a destra con Babucci, però forse sbaglia il passaggio. Cervete che si espone al contropiede, uno contro tre praticamente. Bella questa galoppata di De Vincenzi che poi commette fallo. Si dispera l'attaccante bianco-blu. Andrea, 17 sul cronometro. Thank you.
Babucci, cerca di guadagnare spazio, Cinti prova a tamponarlo e ci riesce riconquistando la sfera bianca. La palla lunga, poi il tiro di Maestrelli. Lunga per Babucci, prova ad andarci Teti, Alessio Teti, 1-0 il Cerveteri in vantaggio, un gol di rapina, un gol rapace, e Teti riesce sempre a spangarla in queste situazioni. Alla prima comparsata in attacco il Cerveteri riesce a trovare il gol del vantaggio al minuto numero 19 del primo tempo. Ancora Teti protagonista, forse il giocatore più in forma di questo inizio di stagione per il Cerveteri, andate a esultare sotto il settore dei tifosi verdazzurri. Ci prova Luis a pareggiare subito, avanza De Vincenzi, prova a passare su tutti ma copre Castelletti. Forcing della Luis con il pallone servito e poi il tiro, attenzione, fuori di poco, occasione per la Luis, zampa corta sul bel passaggio di Maestrelli, ha provato a conficcarla all'incrocio dei pali. Teti prova a costare in mezzo, risolve la difesa bianco-blu con Carbone. Con le mani al Tamura, cercare Belloni, poi c'è un fallo probabilmente, sì, è proprio questo che è accaduto, fallo di Trebisondi. Al 22esimo, 1-0 per il Cerveteri di gol di Teti al 19. Yeah.
Babucci, istendere l'azione a sinistra dove c'è il cross e la rigore, Stendardo e poi Babucci prova a strozzare il pallone. Parata di Borrelli. Mister Poteto. Spazio a destra per Palazzolo che punta al Tabuna, ancora Palazzolo prova a rinvenire, poi il cross alla rigore di Maestrelli, fuori gioco di Cinti che sarà gettato alla rigore, il terzino sinistro della Luis. Marpione a Pagliuca per Babucci, nuovamente mano e Pagliuca, l'ex la dispiace suo avversario, doppio passo, fallo di Carbone. Punizione importante per il Cerveteri con Pagliuca, casella di rilievo per un mancino, uno degli elementi più offensivi, più importanti, 4 in barriera per la Luis. L'arbitro Ashkar sistema la barriera della squadra ospite quest'oggi qui all'Enrico Galli. Va Pagliuca la battuta, largo, non di molto, però c'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo per il Cerveteri. Il primo in questa partita, siamo 1-1 per il conteggio degli angoli. Pagliuca pronto, Babucci sul primo palo, c'è Castelletti lì vicino, arriva anche Roscioli e poi arriva la palla servita alla rigore, troppo lunga soprattutto per Teti che era lontano rispetto alle altre torri. Luca,
De Vincenzi, attenzione, vorrebbe tirare allo spazio, altissima però la sua conclusione. Il Lavinigno perde il Lavinigno. La seconda stenda. Attenzione, Sterdato rischia tantissimo, ma poi riesce a recuperare e si affida a Borrelli. Il secondo svarione per Sterdato in questa partita. Rientra in mezzo De Vincenzi, ancora pericolosissimo per la difesa del Cervelli, poi un cross e la rigore, Altamura non regala nemmeno il calcio d'angolo, fallo laterale. Vincenzi, quella di Vincenzi, lo scambio, il triangolo che riesce, De Vincenzi prova a metterla in mezzo, c'è lo spazio fuori gioco. Fuori gioco di Palazzolo, aveva comunque parato Agostini. Taglia Vignaroli in mezzo, Babucci prova a stopparla, c'è pochissimo spazio per gestire la situazione, non arriva nemmeno l'aiuto di Altamura. Scatta Belloni a sinistra, transizione del Cervelli, sono in 5 quelli che sono partiti. Belloni riesce a controllarla con la chela, c'è libertà a destra per Pagliuca. Calcio di rigore, mi è sembrato esserci il fallo, l'arbitro in realtà non indica nulla, anzi interrompe il gioco. Vediamo se addirittura ci sarà una ammonizione per simulazione. Non è così, in realtà Pagliuca protesta, va anche in direzione delle guardaline.
qui è sembrato esserci il contatto, infatti Fragasso allarga le braccia e si lamenta in maniera abbastanza evidente. Protestano anche i tifosi vicini alla nostra postazione. Mi è sembrato che Pagliuca sia stato praticamente falciato da un avversario, se non sbaglio Cinti dovrebbe essere stato, Carbone. Fatto sta che il rigore non è arrivato per Cervete, situazione da evidenziare al minuto 32 del primo tempo. Prova ad andare in mezzo Pagliuca, risolve Stendardo. De Vincenzi, liscia Palazzolo. De Vincenzi, passano tantissimi palloni da lui, lo ferma in qualche modo Pagliuca, poi cerca di scattare in avanti, rimane a terra il giocatore della Luis, ma ancora a gestire Teti. Teti che va sulla fascia sinistra, contrastato da Liquo, ancora Teti, Teti entra in area di rigore, ancora Teti fermato sul pallone, è andato addirittura Maestrelli che è rinvenuto dalla difesa. Spinge Cinti a sinistra, verticalmente per De Vincenzi, rischia di capitolare, di andare al suolo, riesce a qualche modo a servire Cinti e cross dell'area di rigore, vanno in terra in due, l'arbitro nemmeno in questa sezione fischia, giallo, ammonizione per il portiere Agostini per proteste. Aligo con le mani, Ludovico le rose con il mancino, risolve Vignaroli, nuovamente le rose, Vignaroli ad arpionare questo pallone, poi tra i bisondi con il destro lui che è mancino, e da quest'altra parte situazione aerea per Pagliuca molto difficile. Occhio, c'è Palazzolo a destra che è libero, però c'è il taglio centrale di De Vincenzi, fallo di Trebisondi, in qualche modo l'ha toccato, non era potente il contrasto, però questo è servito per far arretrare la punizione. Quattro in barriera per il Cervedere e De Vincenzi che è pronto, questa grande chance potenziale per la Luis di poter trovare il gol del pareggio. Vicino c'è anche Cinti che è mancino, per cui ricordiamo che resta anche lui una
una freccia all'arco della Luis, l'arbitro è ancora attento per calciare la punizione. Ora arriva il fischio, è De Vincenzi che colpisce, blocca Agostini. Passa a destra Pagliuca sullo svarione di Cinti, mette a terra Pagliuca, corsa in mezzo, Carbone di testa. Tanti uomini in attacco per la Luis, Palazzolo che ha libertà di agire, ora va praticamente in posizione di trequartista di mezzala. Babucci, questo era un tiro secondo me. Indicazione di Agostini, chiesto di essere lunghi. De Vincenzi, De Vincenzi, il solito De Vincenzi, dall'altra parte per Palazzolo. Occhio a questa situazione perché spesso si cercano i due. Numero di Pagliuca, una specie di sombrero su un avversario, ma non riesce a finalizzare la sua situazione. De Vincenzi, De Vincenzi, Maroncelli cerca di guardarlo con attenzione. Galoppata della Luis, Castelletti da terra praticamente, ma c'è ancora De Vincenzi, addosso tre bisondi, praticamente marcatura aderente, allarga a destra Maestrelli per la spinta di Aliquo, non ha spinto molto in questo momento, il tiro e poi sulla traversa, Palazzolo, tiro forse deviato, non ho visto, ma comunque si è colpita perfettamente la palla, è andato sulla traversa, la santa traversa salva Agostini. Calcio d'angolo per la Luis. Secondo tiro della bandierina per la Luis. Maglie bianche in attacco, si cerca Palazzolo, poi il colpo di testa che va a largo di poco.
credo De Vincenzi, sì, è proprio lui che ha colpito di testa. C'è un cambio. Fuori. Pratica calma Castelletti, soprattutto con Altamura. Bravo Pagliuca, ottimo intervento, spallata sul solito De Vincenzi che protesta. Ecco la decima con le mani. 44-40 sul cronometro. Palazzolo contro Trebisondi. Falotela. E il primo tempo finisce qui, Cerveteri avanti 1-0 sulla Luis, decide il gol di Alessio Tetti al 19esimo, ma grande pericolo con la traversa di Palazzolo al 41esimo. Appena iniziato il secondo tempo la Cerveteri e lui su 1-0 decide il gol di Tetti al 19esimo del primo tempo. De Vincenzi contro Vignanoli, grossa in mezzo con il mancino, poi il tiro di Palazzolo, incredibile occasione, cosa si è mangiata la Luis, ma grande intervento, se sbaglio, di Roscioli in difesa, che ora rimane infortunato, grandissima occasione dopo un minuto all'inizio del secondo tempo per la Luis. Thank you.
De Vincenzi va sul fondo, si libera di Panoncelli, ancora De Vincenzi, De Vincenzi mette in mezzo Vignaroli, manda il calcio d'angolo. E Cinti pronto per la battuta del corner, rossa in mezzo, va, non sbaglio, Belloni. Belloni dall'altra parte ha subito fallo. Buon recupero da parte di Pagliuca, Certeti a destra, contrastato da De Kubelis. Fallotela le pesce, vedete. Babucci prova a vincere i duelli nella zona di destra, vai cross in mezzo, Carbone in calcio d'angolo. Pagliuca pronto per la battuta, c'è Teti in mezzo, ovviamente Babucci a combattere con Stendato, guarda proprio che Babucci è Stendato e colpisce di testa. Arriva Belloni, anticipato da De Kubelis, che spazza. Attenzione al cross in mezzo, non c'è nessuno, però sulla corsia di sinistra controlla Panoncelli. Thank you.
Vai Belloni, bravo. Palazzolo sguscia via due uomini, cerca Belloni di fermarlo, si fa male Palazzolo. Mezza punta se non mi ricordo male. Attenzione, soluzione aerea per Teti. Teti cerca di allontanarsi dall'avversario, poi tira, ma la conclusione finisce praticamente parallela rispetto alla linea di porta. Eccolo pronto a entrare in Olano per la Luis, lo saluta De Vincenzi. Ecco l'ingresso in campo, fuori Palazzolo che sembra non si sia ripreso dall'infortunio precedente. Formazioni, la Luis con Borrelli, Alico, Cintile, Rose, Carbone, Stendardo, Palazzolo uscito. Di Gubellis, Zampa Corta, Maestrelli, De Vincenzi, Nolano è entrato adesso e poi Cristian Ledesma in panchina. Cervelli con Agostini, Maroncelli, Altamura, Trebisondi, Castelletti, Roscioli, Belloni, Vignaroli, Teti, Pagliuca, Babucci, panchina, Troiani, Paris, Gagliardi, Giallanza, Morano, Peluso, Caudenzi, Siani, Santu e il tecnico Fragas. Teti, si gestisce l'azione, va dal suo gemello del gol Babucci, palla in mezzo, controlla Carbone di petto, la serve al portiere Borrelli. Numero di De Vincenzi che dribbla Belloni, poi a destra sale Aliquo. Ecco, Aliquo in realtà è a destra, sta giocando Nolano che la mette in mezzo, salva praticamente Castelletti. Spazio per Pagliuca a destra, vediamo se punta l'avversario, deve puntare Carbone. È Pagliuca che punta Carbone, Carbone tocca la palla, toccato la palla.
inizialmente ha preso la palla, ha preso anche l'uomo, protesta, protesta dei tifosi. Schermaglie, De Vincenzi, una spinta a Maroncelli. Stendardo calma i compagni di squadra che sono molto nervosi. Pagliuca dire qualcosa a guardalinee. Quindicesimo della ripresa, sta iniziando adesso. Cinti, pronto a crossare, vanno in mezzo le torri, palla in mezzo, libera Vignaroli. Fallo su Maroncelli di Nolano. Carbone, brutto fallo su Trebisondi. E 30 sul cronometro, c'è Pagliuca pronto con il suo sinistro di seta a crossare nell'area di rigore. Vediamo Castelletti che chiede il pallone, va direttamente in porta, larga la conclusione di Manuel Pagliuca dell'ex Ladispoli. Stendardo, lancio perfetto a destra per Nolano, Nolano entra in rigore, rossa in mezzo, direzione di Alberto Roscioli che va in calcio d'angolo. Quarto corner per la Luis. Va Cinti per la battuta, se non vado errato, la palla tagliata in mezzo, Agostini controlla facilmente, blocca il pallone. Lancio di 70 metri, Pagliuca, anticipato da De Cubellis. Bravo,
Miti di Raimondo per Babucci, mentre la palla viene servita a Teti. Non saprà perfettamente. Teti, rossa in mezzo per Babucci. Trova però solamente Maestrelli. Appena under di Roscioli, ancora il difensore centrale, Alberto Roscioli, va sulla sinistra, direzione di Aliquo. Insiste il Cerveteri, Trebisondi, trovato in contropiede praticamente. Galoppata di De Kubelis, a sinistra per Cinti, rossa in mezzo, non c'è nessuno. Intervento su Nolano. Vincenzi, prova ad andare via a Vignaroli, poi sulla fascia il cross in mezzo di De Kubelis, ci arriva solamente il portiere Agostini. Ottimo passaggio di Pagliuca per Belloni, Belloni che punta Aliquo, passi in mezzo per nessuno. Minuti adesso trascorsi all'inizio del secondo tempo. È Maestrelli che sta giocando largo a destra con Nolano un pochino più in mezzo. Yeah,
1-0 per l'Anzi. C'è il Guazzi. Fallo di Maroncelli su De Vincenzi. Uscirà Maestrelli per la Luis. Però poi c'è questa punizione importante per l'11 di Ledesma. Il solito Cinti indica i movimenti da fare in area di rigore. L'arbitro fischia. Cross in mezzo, libera. Ancora dovrebbe essere stato, è stato proprio Roscioli ad allontanare. Poi in mezzo spizzata e poi la fuori gioco. Fuori gioco di Stendardo. Pronto a entrare Oliviero. Istituzione fuori Maestrelli, dentro Oliviero al minuto 24. Leonardo Oliviero, 98, ex Civecchia, ex anche se mi sa del Tolfo, non mi ricordo mai. In questo momento sembra un 4-3 quello del Cerveteri. Si pare, De Vincenzi tallonato da Vignaroli, poi le rose, cerca il triangolo che non riesce, si va da Agostini, lancio di 60 metri. Si prepara Peluso per i Cerveteri. Non può entrare al posto di Altamura se entra a centro al campo. Vincenzi dà vivacità all'azione della Luis, che attacca da destra, il cross in mezzo altissimo. Fuori Pagliuca, dentro Peluso. No, rinvia dalla sostituzione. Babucci in qualche maniera riesce a servire Belloni. Belloni, Daniele Belloni, ecco il classe 2001 di Civitavecchia,
però manda palla fuori. Cambio di cervello di fuori Pagliuca e dentro Peluso. Al minuto 29. Sì, Peluso al centrocampo. Diventa 4-3. Scontro tra Aliquo e Teti. Munizione per Teti. Cinque ammoniti per il Cervedeli. Uno, due per la Luis, due per la Luis. Agostini, Altamura, Vignaroli, Teti, Pagliuca, Carbone, De Vincenzi. Minuto 32 dalla ripresa. Pronto a entrare Attia per la Luis. Si gioca, si snada l'azione, non riesce il passaggio per Cinti, poi in mezzo Castelletti. Tre bisondi, c'è l'avvantaggio qui secondo me. Cambio per la Luis, fuori Aliquo e dentro Attia al minuto 32.
si è fatto male a Liquo, si tocca la gamba destra. Babucci prova a mettere palla a terra. De Vincenzi in mezzo a tre, prova a sovrapporsi anche il nuovo entrato a Tia, cross in mezzo, in ginocchio Castelletti. De Vincenzi, vanno sempre in tre su di lui, Attia spinge sulla fascia mancina, mette in mezzo, riesce Castelletti a risolvere. Oliviero, bel passaggio di Nolano, poi in mezzo De Vincenzi, non riesce a tirare. Troppo dietro il Cervedri, non sale. Continua l'arrembaggio degli universitari che vanno con le rose. Oliviero, a destra c'è... iniziativa ancora degli ospiti con il cross di De Vincenzi, di Nolano, c'è anche lì nella zona. È fuori! Fuori. Salite ragazzi, salite! Bene Babucci. Dai Babu! Dai Simo! Veloci arbitro! Solo uno davanti, solo uno! Vede, vede un cestello! Vede un cestello! Adesso, adesso! Adesso, stai bene! Arriva là! Opportunità per i Cervedri. E va con il cross di Castelletti in mezzo per Babucci. Babucci cerca il fondo, uscita la palla. Bravo Belloni, secondo cambio per i Cervedri, c'è l'ingresso di Gaudenzi al posto, credo, di Vignaroli, sì. Minuto 38.
Bene Belloni. Gaudenzi, Gaudenzi fa valere le maggiori risorse a disposizione, sbaglia il passaggio. Ma no, qui non c'era fallo di Papucci, è andato sul pallone, fallo sulle rose. De Vincenzi supera ma non sceglie, ancora De Vincenzi, Gaudenzi gli va addosso e riesce a leggere la situazione. Quinto calcio d'angolo per la Luis, ma rimane a terra le rose, si alza solamente in questo momento, centrocampista ex CPC. Il solito Cinti per la battuta del corner, quasi tutti gli uomini della Luis si diversano nell'area di rigore per questa che è una delle ultime possibilità. Cattava Annolano, forse si gioca corto la Luis, ultimi 5 minuti della partita, Cinti si allontana e quindi lascia il compito a Nolano, anzi a De Vincenzi, per la battuta del corner di testa, fallo su Trebisondi. Quarto cambio per la Luis, fuori la rosa che non ce la fa, dentro entra Guerani, 40 e 30 sul cronometro. A 11 che qua, Zozzo! 11! Schifoso! A fenomeno! Ma che te ridi, pezzo del merda! Eccolo! Calma, Fede! Quella munizione, Marocelli, dalla razza a palla, andiamo su di Bibbia. Il vento in questo momento all'Enrico Galli per la prima volta in questa partita. Sono la corrente di sinistra, risolve Castelletti, il capitano rilancia. Salite! Gioca molto a destra la Luis, non c'è fallo ai danni di Alessio Altamura, con Nolano protagonista di questa situazione. Nolano, Nolano va a terra, l'arbitro non fischia. Stendardo, Carbone cerca di centrocampo per lui, attacca a man bassa la Luis per cercare di ristabilire la parità in questo match. 80 secondi al termine del tempo regolamentare.
Palla inattiva per la Luis. Un minuto più recupero al termine in questo preciso momento. C'è Cinti con Belloni che va un pochino a disturbare. Tutti in area di rigore per la Luis, eccezione fatta per De Cubellis, che però in realtà non ci mezzo due volte e se ne va avanti pure lui. Rimane il solo portiere Borrelli dall'altra parte. Grappolo di uomini, mischia furibonda in area di rigore adesso. Queste fasi coincide della partita, arriva il cross di Cinti in mezzo per Oliviero. Di testa va a terra anche il giocatore di Cervelli, ma è fatta stare, c'è stato fallo. Di recupero, attenzione a Cervelli, prova ad attaccare Attia, salva tutto. Nolano non la tiene in campo. Quanto gioco per recupero? Sicuro? Prova il Cerveteri con Teti, poi il tiro deviato, smorzato Borrelli. 3 e mezzo al termine. Oliviero conduce l'azione, salta Peluso, poi va verticale, buona idea, raccoglie Zampacorta, poi Manoncelli più lontano che può. Stendardo salta al centrocampo, Manoncelli spizza. 3 al termine. Gaudenzi. Ora benissimo Belloni. Fragassa l'ha pettinato. C'è un grillo. 2 minuti al termine. Faccia tutti. Belloni cerca all'esterno. Trebisondi scivolata da terra. Carbone. 90 secondi al termine. Raccoglie sulla sinistra il solito De Vincenzi, però è totalmente bloccato. Supera Belloni, non supera Trebisondi. Manoncelli non fischia l'arbitro. Adesso sì, però è finita. Dai, quanto manca? Un minuto preciso. Dai, 50 secondi, dai! Dai! Dai, mister! Zitto, 11, sta zitto, 11 da venire qua, chi è sotto la curva d'otto? Chiarlo, Dadì, chiarlo! La tiene Babucci. Nostra, è nostra! 30 secondi. È finita! È finita? 30 secondi al termine. Oh, è quanto dura, sono via. Oliviero, bene Gaudenzi. Gaudenzi può andare forse in contropiede.
Babucci fluidifica il centrocampo. Forse fuori gioco di Belloni. E Amerigo Galli, è finita! Il Cerveteri vince questo scontro importante. Sconfigge la Luis per 1-0. Grande esultanza per i verdazzurri. Decide il gol di Alessio Teti al 19° del primo tempo. È un successo importante, è un passo importante per questo Cerveteri per lanciarsi nelle parti alte della classifica. Ora Fragassa va a fare i complimenti di rito per mister Ledesma.